Presentazione ufficiale della lista Perano Nuova presso il centro polivalente di località Quadroni a Perano, una delle opere realizzate nelle passate amministrazioni del sindaco Gianni Bellisario, che per la terza volta si ripropone alla cittadinanza. Con quali obiettivi stavolta? Ma gli obiettivi sono quelli di continuare a sviluppare una comunità che oramai si identifica appunto con l'essere un borgo autentico nel cuore produttivo della Val di Sangro. Abbiamo lavorato ogni giorno per l'unità della nostra popolazione, per cercare di superare quelle divisioni che portano solo negatività e debolezze. E in gran parte ci siamo riusciti, perché Perano lavora come appunto una unica realtà, un'unica popolazione che cerca di traguardare quegli obiettivi più importanti che man mano si prefigge. Dall'essere un paese, diciamo, quasi relegato all'anonimato, oramai siamo alla ribalta provinciale e regionale per i tanti eventi, per le tante iniziative, ma soprattutto per le buone pratiche nel campo dell'attività amministrativa, che ci hanno portato a fare tantissimi investimenti, a far crescere sia dal punto di vista economico che sociale la nostra cittadina. Una campagna elettorale stavolta più tranquilla rispetto alle precedenti. Ma sicuramente l'essere l'unica lista in competizione composta da peranesi è chiaro che dimostra il risultato concreto della nostra azione amministrativa, perché Perano è unita, Perano è coesa intorno a questo importante progetto di Perano Nuova. Una lista parzialmente rinnovata, un 60% di amministratori che già hanno vissuto con lei in passato l'amministrazione di Perano e un 40% nuovi. Tra questi nuovi ci può essere un erede, perché questo è l'ultimo mandato, poi non si potrà più ricandidare come sindaco. Ma sicuramente noi ogni giorno lavoriamo proprio per la continuità amministrativa, perché questo importante patrimonio di sapienza, di in qualche modo impegno civico, non vada perso, e naturalmente il richiamo è proprio a coloro che sono stati, che sono e che saranno amministratori, perché è importante che oltre la professionalità, oltre la dedizione, ci sia proprio un lavoro fatto con amore. Tra pochi giorni potrebbero esserci anche ulteriori e positive novità per lei, ma anche per i cittadini di Perano e della provincia di Chieti e del Sangro Aventino in particolare. E sì, attendiamo appunto la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale in relazione alla proclamazione degli eletti in Consiglio Regionale, e come usiamo dire, chi vivrà, vedrà.